Infatti, Wolf, unti a questo nuovo license di Call of Duty Black Ops 2. Oggi siamo andati anche a scuola su Stand Off col caro vecchio N94 con silenziatore caricato aumentato. Come vedete la magnifica è rossa, quindi si sente questo qua non già... Eliminato. No, sono 2 anni che questa qua è vecchio. Si parlate dopo un po' mi stanco perché non ce la faccio proprio, cioè secondo me è proprio una questione di fortuna. Che è proprio una delle cose che mi manca di più in COD. Gli ragazzi ci accontentiamo. Vola. Ora andiamo a caccia di campo, perché ormai una partita COD finisce così in un modo o nell'altro. Guardate come non muore, guardate come non muore. Cioè il 325 sta dicendo più potente della E. Spawn killing. Sti qua stanno qua a camperare come dei pazzi. Tanto secondo me sta qua, no. Non era lì. Strano, questo qua è un posto solitamente di camperati molto utilizzato. O come qua, ma... O quello lì forse è un po'... Ma nessuno dei due è più protetto, perché alla fine ancora il tizio col type. Sapete cosa dico ragazzi? Io direi di usare anche non type. Che sapete come si gioca, però ovviamente per niente, vabbè, uno diventa cieco, questo diceva Gandhi. Poi direi uno che abita in India, è proprio... Una cosa assurda, che bello, siamo in negativo, che giustamente suona il telefono, no, non posso andare a rispondere, sai che salta tutto, ma che camper, poi col PDV, cioè poi, boh, ma ammazza, la B23 a quanto pare in mano nemica diventa più potente, il che non è una novità, ancora questo qua, c'è quello lì. A me non stava camperando, non è già qualcosa. Che qua sono i 3 o 4 che camperano. Sono molto intelligente per te, ho scoperto uno, ho scoperti tutti. Per dirvi. Infatti qua ne ho ammassato già uno. Type. C'è ancora quello lì. Ora, o io sono cieco che non li vedo, va bene che sto facendo un live, quindi non è che posso essere super concentrato sul gioco, tanto se riesco a fare un discorso coerente. Ancora lui. Cioè, quello lì stava io ad aspettarmi. Che quando vedi uno che ti tiene sempre il localizzatore d'assalto, ti sta aspettando. Che poi era giustamente proprio dov'è che dovevo passare io. Allora, sto qua con lo scar che ti fa... No, vado... sto qua con lo scar che ti fa... One shot, one kill. Dio, lo scar non ce l'ho perché ho questi già che non ancora raggiungere il livello. Ho poi non è andato uno che avevo fatto due o tre partite poi ho lasciato star, quindi è stato un po' uno spreco, ma fa niente. Ho bloccato una pistola per aiutare, che non mi può servire a niente. Sì, quello lì con lanciarazzi, sai che ha con lanciarazzi, vediamo qua, guardate che camper. Ah no, c'è un altro. Su punto direi di fregargli la PDV. A questo punto togliamolo un po' con la sua stessa arma, ammesso che riusciamo a trovarlo prima che mi spari un calibro 50 nel sedere, cosa che solitamente accade abbastanza spesso. Insomma, io muoio tanto per chissà per che cosa. Sali, tanto secondo me qua c'è un camper, non per via, cosa l'avevo detto. Cioè, ormai è inutile che uno mi dice no, non c'è il camper, cioè, mi sa che l'ho trovato con la sua stessa arma, ma non lo so, lasciamo stare, anche il macellino, no, tu non mi ammasti, proprio non potete vedere, PDV proprio arma out of power definitiva, beh, forse l'MSMC è più potente. Però, lasciamo stare, quello secondo me è perché ho sentito che ha raccolto le munizioni, però non so di quale arma. Non credo... Lo sapevo, doveva essere lì. Che poi... No, c'è qualcuno. Scusa, perché ma... Poi è sotto. Va bene, era sotto. Lo ammetto che ho sbagliato. Almeno tutti.
chiede, cioè a qualcuno RPG. Oh, ma che senso ha usare l'RPG contro la, la fanteria? Cioè, ditemi che senso ha dannarsi. Guardatelo! Guarda che schifoso, cioè ti vede e ti lancia. Se riesco a fare long shot, no, non ce la faccio. Sì, però adesso è di tirare anche questo coso qua, se no me lo tengo così un po' a caso. Infatti poi non riesco a fare nessuna uccisione. Cosa va facendo? Sì, è salito. Dicevo, secondo me si è messo a camperare. Sì. Guardati dietro. Mi piacciono troppo questi camper, che non, cioè proprio loro non possono guardare da me. Loro non possono guardare indietro. Il che comunque è abbastanza anche una fortuna. Io lo so che sei lì. Dai, che forse riesco a fare l'uccisione finale. Uccisione finale, ragazzi. Quindi a questo punto stacco e poi comunque riprendo quando inizia la parte partita. Direi di ci vediamo dopo. Adesso siamo ritornati qui, adesso continueremo, oggi siamo sempre su Overflow. Quanto pare la mappa mi capita sempre, solitamente dovrei fare belle partite, ma questo non è detto, sto cercando di usare lo scorpio vivo, evitando che mi infilino un calibro 50 nel sedere. Poi alla fine me l'hanno infilato con l'AM, giustamente. Comunque l'ho provato a usarlo in modo non proprio lasciando, come nel vero senso della parola, perché lasciare una mitragliatrice leggera è qualcosa di abbastanza impossibile. Ho provato a usarlo, oserei dire buono. Ora ragazzi, lo scorpio nivo non riesce a fare, che poi becco sempre tizi col fucile a pompa. Ormai fra KSG, l'industriante MCS, come vari lì, cioè, è quasi impossibile fare una partita, soprattutto contando che c'è lo scop camper. Cioè, sto qua che adesso da poi partite che passa tutto il suo tempo a camperare. Cosa volete? Core record. No, secondo me infatti l'hanno beccato poi. Guardate! Cioè il tiro caricatore! Le ho sparato il tiro caricatore di scorpio nivo, non è morto! Questo qua con la K40 mi ha sparato 4 colpi. Boom, sono morto. Questa storia qua delle armi overpower, tutto è. È incredibile, eh! Cioè, provateci voi a fare. A giocare normalmente con tutte queste cavolate, con tutte queste cose assurde. Come ormai code è pieno. In più poi ormai non riesco più a beccare uno, cioè cercare di sparare con scorpio nivo è una cosa abbastanza, vabbè adesso faccio doppio, vabbè comunque è una cosa abbastanza impossibile. K40 cioè è un'arma overpower, vabbè abbiamo capito ormai, è una cosa abbastanza impossibile visto che può ammazzare tutti. C'è niente da fare, a questo punto accontentiamo, poi magari adesso iniziamo così, poi va bene. Comunque ragazzi, adesso altra cosa, adesso cerco di fare un discorso serio, mancare tutto, perché non ho aspettato questa qua in qua, no, poi finiamo molti di più, vabbè, secondo me qualcuno se n'è andato, ma no, basta col ballista. Basta! Non ce la faccio più. Dove sta camperando? Dove sta camperando? Dai, non ci credo! Il teo caricatore! Oh ragazzi, a questo punto dov'è? Vabbè. È il momento di usare la mia arma segreta, perché continuare così penso che sia abbastanza impossibile, quindi mettiamoci cara vecchia MSMC, quelli lì stanno lì a camperare, ormai l'abbiamo capito,
Dov'è che sono? Ah, vabbè, dall'altra parte. Stupido. Comunque hanno SMC. Sapete tutti che l'ama Amuga Power definitiva, forse non come Cava FCR 6.8. Quante bestemmie per colpa sua, ma no, cos'era? Ah no, aspetta. No. Lo volevo beccare io. Poi qua non c'era nessuno, boh, intanto mi risogno. Ragazzi, sono cose che succedono. Che campi! Sti qua ormai campano dappertutto. L'ho detto, ragazzi, per colpa di sti campi, anche sto qua. Per colpa di questi campi ho perso paura di andare in bagno, perché non si sa mai che sono nascosto un momento nella tassa. Dove col KSG, maledetto quello che ha deciso di inserirlo, aveva così bello in Modern Warfare 3 che faceva schifo, non so, avevano visto mai nessuno che lo usava, quell'arma schifosa che rimane, che poi non ha neanche senso il fatto che, cioè, spari un singolo colpo, cioè un fucile a pompa, cara mia, spara, quindi se no un fucile a cecchino tu non lo freghi, capito? E a questo punto direi di fregarlo, sembra giusto. E lo chiamiamo. Ragazzi, se volete imparare a giocare COD dovete sfruttare le situazioni. E poi mica potevo stare lì a camperare tutto il tempo a cercare, e poi magari farà 0 uccisioni. Fidatevi, è successo. Ma dai, colpiscili, ma... Cioè, sei negato? Cioè, mi sono beccato l'unico elicottero che non sa sparare. Guardate! Boh, non ha ammazzato nessuno. Ragazzi, 20-10 è abbastanza buona. Vi saluto qui, quindi, bella da Wolf.